Smantellata l'area giochi per i bambini, anche il tratto di passeggiata che da Piazza Cavour porta ai giardini a Lago di Como diventa tutta area cantiere. Lavori che si vanno a sommare a quelli già presenti sul primo tratto di passeggiata, quella che da Sant'Agostino porta al Salotto Lariano. Il cantiere nell'area dei giardini a Lago dovrebbe durare un mese, mentre nel tratto da Sant'Agostino a Piazza Cavour si stanno concludendo i lavori alla pavimentazione e restano da completare gli arredi urbani di competenza comunale. Abbiamo deciso di percorrere tutto lungo Lago per vedere quanto è difficoltoso passare tra un cantiere e l'altro. Qui il primo stop, dobbiamo per forza attraversare. Superata Piazza Cavour, attraversiamo nuovamente per tornare sul lungo Lago. Arrivati a questo punto bisogna decidere se continuare lungo la strada oppure se affrontare lo slalom tra la fila di persone in coda per prendere i biglietti per i battelli e i cantieri in corso. Quando si arriva al cantiere dove si trovavano i giochi per i bambini, il passaggio pedonale si fa ancora più stretto e quando ci sono gli imbarchi la situazione diventa veramente complicata perché i turisti sono molti e lo spazio poco. Ecco cosa ne pensano comaschi e turisti della situazione. Sono un po' un disagio, poi per noi che veniamo dalla Lariana si sa com'è che è, però speriamo che un domani sia per i giovani, per quelli che vengono dopo, sia una cosa magnifica, bella, stupenda, spero per loro. Finalmente speriamo che finiscano in fretta perché sono stati troppo lunghi. Io sono di Como, nato a Como 70 anni fa e c'era questo meraviglioso lungolago e invece così ho visto proprio una distruzione. Meno male che adesso un pochino si sta mettendo a posto, è durato troppo il lavoro. Di primo acchito potrebbero sembrare un po' fastidiosi perché comunque bisogna attraversare, però mi sembra che dall'ultima volta che siamo venuti va. Sono andati avanti un bel pezzo di là, quindi francamente mi sembra. Poi è un bel lavoro. Hanno perso l'occasione, secondo me, di fare una bella cosa. Esempio, Bellagio, Menaggio e via dicendo. Cioè hanno fatto quei quattro vasi lì, che non significano niente, quando si poteva fare una bella aiola sopraelevata, con tanto verde, un po' di ombra. Mi sembra che hanno perso un'occasione per fare delle cose belle. Speriamo finiscano presto, dai, diciamo. Com'è fare questo lungo lago con i bambini, appunto, che bisogna continuamente attraversare? Quello, il discorso è quello, bisogna stare attenti. Diventa un po' più difficoltoso, però vabbè. È una cosa buona, diciamo, hanno allargato la passeggiata, hanno rimodernato un po' tutto, perché prima era tutto andava in malora, diciamo, in rovina. Anche perché stavano mezzi lavori fatti e altri poi abbandonati. Sì, mi piace perché hanno allargato la zona, hanno messo le ferriere, insomma, ritorno una cosa più accettabile, più adatta per una città dove ci sono tanti turisti.